facendo? Che sto facendo? Sto pulendo il tavolo. Il tavolo? Ma non si pulisce con quello straccio. Dammi qua, questo qua è per pulire i fornelli, questo qua è per pulire il frigo, questo qua è per pulire il bagno, questo qua è per pulire il tavolo. Mamma, in realtà non sapevo che utilizzassi tutte queste pezze per le pulizie. Possibile che non ne fai una giusta? Ogni colore equivale a una cosa, Laura. Ok, ok, ora lo so e utilizzerò il colore giusto la prossima volta. Ascolta, ma dopo posso uscire? Tu pensi ad uscire, pensi? Va bene, però prima fammi a pulire i vetri. Grazie, vado subito. Fermati, ma dico io, ma ti sei impazzita a pulire i vetri col trattamento stoppo varrò? Ma perché? Non è lo spray per i vetri? Questa è l'ennesima dimostrazione che tu vivi in questa casa ma non sei un tubo. Questo qui è il prodotto che tuo padre utilizza per l'apicoltura. Perché papà fa l'apicoltore? E da quando, scusa? Da sempre, Laura. Ah, e che cosa fa con questo? Dammi qua. Questo qui è un prodotto che serve per proteggere l'alveale dall'acaro del varroa. Vedi, c'è scritto stop varroa. Si sollevano i telai e si spruzza sulle api, su entrambi i lati. Già dopo 24 ore si può notare l'impatto del trattamento e ha una durata di un anno. Aspira. Io comunque non lo sapevo. E ora pulisci questo vetro con il prodotto giusto? Ah, e dopo passa al bagno. Mi raccomando, Laura, bada bene al colore della spugna. Tra un po' vengo a controllare. Se sbagli, uno, non esci. E due, puff, ti polverizzo. Oddio mio, quale colore sarà?